secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, deposse le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto voi. Parola del Signore. Non è soltanto la liturgia che noi
celebriamo il pomeriggio, il tardi pomeriggio nelle nostre chiese, ma comprende anche la bella liturgia che noi celebriamo e siamo invitati a vivere nella mattinata intorno al Vescovo nella cattedrale, che ordinariamente sfugge alla considerazione nostra, alla nostra considerazione. E perché qualcuno preso dalle faccende quotidiane, giustamente, qualche altro anche dal lavoro, anche questo necessario, non ha la disponibilità di tempo per essere nella cattedrale intorno al Vescovo nella mattinata. E poi viene detto, e la liturgia che interessa più che altro il sacerdote, anche perché il vescovo riunito con tutto il presbiterio, il vescovo consacra gli uomini che saranno dati ai sacerdoti, e i sacerdoti porteranno nelle loro parrocchie e li presenteranno a noi. E quindi viene diminuito di molto il concetto della celebrazione eucaristica con la consacrazione degli uomini. Invece ha dei bellissimi concetti che brevemente vi dovrò presentare e invitarvi per un altro anno a fare in modo che il giovedì mattina, che è libero, si vedi in concattedrale per partecipare a questa sacra celebrazione. Non è semplicemente celebrare la liturgia con la consacrazione degli uomini. Non è questo soltanto la celebrazione della mattinata, ma è la celebrazione del Cristo mandato dal Padre, consacrato per il servizio ai fratelli. Nelle letture di questa mattina veniva messo in risalto, nella prima lettura, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Sono i primi due versetti della prima lettera di questa mattina e sono i versetti che Gesù legge nel Tempio ancora adolescente e si presenta agli uomini come il mandato dal Padre, il consacrato. Chi è il consacrato? Il consacrato è colui che viene tirato fuori da un ambiente per essere destinato ad un altro servizio. Gesù allora non è, come lo potremmo pensare, uno dei tanti e basta, ma è colui che è stato scelto dal Padre e la destinazione definitiva diventa il vero consacrato. Mi ha mandato, dice il profeta Isaia, perché anche Isaia è un consacrato, mi ha mandato a portare via l'annunzio ai miseri, facciare le piaghe dei cuori aspettati,
proclamare la libertà dei cristiani, eccetera, eccetera. Cristo ha in sé questa missione attraverso la sua consacrazione. Questa consacrazione di Cristo è comunicata dallo stesso Spirito ai sacerdoti. Per cui nella celebrazione della mattina viene ricordato il Cristo consacrato, viene fatta memoria nella liturgia del sacerdozio che è stato riservato ad alcuni fedeli. Per che cosa? Per un onore? Beh, senza dubbio, essere sacerdoti è sempre un onore, ma è principalmente un servizio. Ognuno di noi sacerdoti è consacrato per un servizio alla Chiesa di Dio, per un servizio al popolo santo di Dio. E allora vedete, si parte da Cristo mandato e consacrato, si arriva ai sacerdoti mandati e consacrati, e per partecipazione viene coinvolto l'intero popolo dei cristiani, perché tutti quanti i cristiani, attraverso l'olio dei catecumeni, sia e della cresima, il sacro cresima, siamo solo tutti i cristiani consacrati a questa missione. E allora vedete che prende corpo, che ha anche un altro significato, la celebrazione del Giovedì Santo intorno al Vescovo. Ricorda, la liturgia ricorda, che tutti noi siamo dei consacrati per essere dei testimoni del Padre nel mondo. E non finisce qui, perché come ho detto nell'introduzione, la cerimonia di questa mattina si conclude con la consegna che il Vescovo fa ai sacerdoti, veramente ai parroci, degli oli santi. Non a caso viene presentato al popolo di Dio, vengono presentati gli oli all'inizio di questa celebrazione. Vengono presentati per mettere in risalto questa continuità tra il ministero di Cristo, i sacerdoti e il popolo. Il popolo che questa sera si riunisce per celebrare i santi misteri. Gli oli allora che io vi ho presentato sono gli strumenti mediante il quale il popolo santo di Dio, tutto il popolo di Dio, viene consacrato e viene aperto, viene deputato alla gloria di Dio senza dubbio, ma al servizio dei fratelli. E potremmo dire qualcosa, ecco, dicendo questo, no? Che abbiamo spiegato qualcosa della liturgia del Giovedì Santo. Quindi la celebrazione della mattina non può essere ridotta a dire è la celebrazione della consacrazione degli oli. No, ma è la celebrazione di Cristo che serve la Chiesa, di Cristo che manda i cristiani ad essere i suoi testimoni, i continuatori della sua missione nel mondo. Questa sera
e con noi riuniti, stiamo celebrando un altro grande mistero, ma sempre un mistero strettamente unito al primo, attraverso il concetto del servizio. La celebrazione che stiamo ora noi eseguendo magari ha la caratterizzazione della lavanda dei piedi, molto importante, anche se tutta la liturgia di questa sera non è soltanto la lavanda dei piedi, è un momento la lavanda dei piedi. Che cosa indica in questo discorso la lavanda dei piedi? Il servizio di Cristo. Ancora si parla di servizio di Cristo. Io lavo i piedi a voi, dice nel Vangelo, voi li laverete gli altri. Io sono a vostro servizio, voi sarete a servizio degli altri. Io, dice Cristo, vi ho servito la parola di Dio, l'amore di Dio, la salvezza che Dio opererà con la mia morte, voi, rivolgendosi agli apostoli, voi sarete coloro che servirete la parola di Dio, l'amore di Dio, e riferendosi in modo particolare agli apostoli, la grazia di Dio nel mondo dove sarete i miei testimoni. Ecco allora come, fratelli e sorelle, noi dobbiamo leggere alcuni fatti molto significativi della liturgia. Non è il semplice lavare i piedi, ma è il significato profondo che assume questo breve rito. Il servire ai fratelli non soltanto ciò che può servire per il proprio corpo, ma il servire essenzialmente e principalmente la salvezza. I divini misteri, i sacramenti che noi celebriamo devono avere come fine ultimo quello del servizio. La Chiesa, ecco, sollecitata certamente dal Santo Padre, ma la Chiesa che ha ascoltato ancora una volta l'ispirazione dello Spirito Santo, sta riscoprendo il valore e il senso del servizio. Anche noi allora, non soltanto noi sacerdoti, ma noi cristiani siamo chiamati al servizio ai fratelli. Il servizio che, come avevo avuto modo di accennare, non è semplicemente un servizio materiale, ma è un servizio spirituale. È il servizio della parola, il servizio della salvezza. Questa è la liturgia fino a questo momento. Al termine della celebrazione metteremo Gesù nel tabernacolo con più fiori, con più luci, proprio per indicare ai cristiani che Gesù è la luce, che Gesù è quella luce che deve guidare ogni cristiano. E saremo invitati fino a mezzanotte
ad adorare Gesù e Eucaristia, non Gesù nel sepolcro, attenti, non Gesù nel sepolcro, quello non è il sepolcro, quello è il luogo della reposizione solenne di Gesù e Eucaristia, dove i fedeli devono andare per l'adorazione, più che per ammirare quello che gli uomini hanno fatto, ossia ammirare quello che Cristo ha fatto. Con l'Eucaristia ha dato a noi un segno del suo amore, un segno costante della sua presenza. Potremmo dire che il terzo momento di questa giornata, quello dell'adorazione eucaristica, alle 10, noi vorrei che fossimo veramente in tanti, noi ci riuniremo come comunità e qui adoreremo Gesù Eucaristia. Sì, dice, ma devo fare in modo di andare alle altre chiese, eccetera, sì. Sì, ma è molto bello, è molto importante che noi ci riuniamo alle 10 questa sera per cantare, lodare, ringraziare, implorare anche la misericordia di Dio per noi poveri peccatori. Lodare, certo, chi ci ha fatto del bene è degno di essere lodato, ringraziare, ecco. Il Signore che ci ha fatto tanto bene non deve essere da noi ringraziare, adorare. Un segno profondo del nostro cuore per esprimere la nostra fede. Tu sei il nostro Redentore, tu sei il nostro Salvatore. Il Signore non vuole chissà quali sacrifici. Il Signore oggi accetterà quel sacrificio fatto con generosità da ognuno di noi della adorazione comunitaria. E così si conclude la giornata del Giovedì Santo. E allora io dicevo, no? Vorrei augurarvi che un altro anno, potendo, possiate vivere con questi sentimenti l'intera giornata del Giovedì Santo. La missione di Cristo, la missione degli uomini, non soltanto dei sacerdoti, ma del popolo santo di Dio, la celebrazione del servizio e poi al centro di tutto, sia nella celebrazione della mattinata, che nella celebrazione del pomeriggio nelle nostre chiese, al centro di tutto c'è sempre la celebrazione eucaristica, che è il vincolo della comunione fraterna del popolo santo. Bene, basta. No, ora passiamo alla lavanda dei piedi. Questo rito così bello, così semplice, e non se bambini sono in fermento, no? Beh, non vi scandalizzate se tra gli apostoli c'erano anche le apostole. Quest'anno abbiamo inserito gli uni e gli altri il servizio che ci coinvolge. Io sono contento di questa scelta che, dico, spontaneamente hanno fatto i catechisti, e esprime il servizio di tutto il popolo di Dio. Siamo tutti a servizio del Signore, uomini e donne. In questo momento noi abbiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze come espressione
della nostra comunità, a cui io come segno laverò i piedi, ma tutti quanti voi saremo chiamati a lavare i piedi ai fratelli.